a tutti, benvenuti a questo secondo appuntamento di questo ciclo di seminari delle scuole degli archivi di Stato, le scuole di archivistica, paleografia e diplomatica. Benvenuti dall'archivio di Stato di Modena, vi porto i saluti del nostro direttore, la dottoressa Lorenza Iannacci, che oggi purtroppo non è potuta presenziare, ma che si è raccomandata di salutarvi calorosamente e di riportarvi l'apprezzamento per questo evento che ci fa ovviamente moltissimo piacere. Oggi abbiamo due relatori d'eccezione, parlerà per primo il collega archivista di Stato Alberto Palladini che ci parlerà dell'archivio segreto Estense e poi a seguire abbiamo un ospite che però è anche un'amica costante, la dottoressa Paola Infantino, che ci parlerà invece degli archivi contemporanei. Vi ricordo che siete liberi di porre domande, ma lo spazio per le stesse sarà soltanto al termine dei due interventi. E con questo vi auguro un buon seminario e ci sentiamo più tardi. La parola ad Alberto Palladini. Grazie. Grazie, grazie mille. Buon pomeriggio a tutti. Io vi parlerò brevemente della storia dell'archivio Estense e soprattutto in relazione agli spazi nei quali nel corso del tempo l'archivio Estense si è trovato ad essere conservato e proveremo a vedere insieme magari in che misura questi spazi fisici hanno influito sia sull'ordinamento delle carte, sia sull'organizzazione e la funzione delle carte stesse. Io direi di iniziare subito con la prima immagine, che per entrare meglio nell'ottica, diciamo, di quello che conserviamo. L'archivio Estense ha sicuramente una storia più che secolare. Gli Estensi sono una delle dinastie che più a lungo ha regnato nella penisola italiana. E il primo riferimento all'esistenza di un archivio della dinastia Estense lo abbiamo grazie a questa pergamena, a questo atto notarile. Siamo nel marzo del 1317. I due contraenti sono il marchese Aldobrandino II d'Este e una badessa, marchesina di Ca' Corner, una badessa di un convento francescano di Venezia. Curiosamente, la prima menzione dell'esistenza di un archivio Estense, diciamo, non viene collocata a Ferrara, città dove da tempo gli Estensi avevano, diciamo, focalizzato le loro mire, ma a Venezia. In questo atto notarile vediamo che questo monastero veneziano, ha ricevuto da Aldobrandino d'Este due casse di documenti, di privilegi papali, imperiali e altri strumenti contenenti appunto atti di proprietà e diritti della casa d'Este. Quindi la prima menzione di un archivio Estense si ha nella parte diplomatica, insomma, quello che si può definire un archivio tesauro. Un archivio, un gruppo di pergamene, di pezzi scelti, che sono fondanti un potere, un'autorità. E perché questo archivio Estense lo troviamo in questi mesi così lontano da Ferrara e così lontano dalle aree di interesse appunto degli Estensi? Perché Aldobrandino II in quei mesi stava organizzando un colpo di mano contro Ferrara. Ferrara all'epoca da alcuni anni era occupata da soldati catalani per conto del Papa, ed è proprio nell'agosto del 1317 che Aldobrandino II entra in possesso nuovamente di Ferrara. Organizza una sorta di putsch militare, sostenuto anche dal popolo ferrarese, per rientrare in possesso della città di Ferrara. È per questo motivo che in questi mesi di marzo troviamo la documentazione della casata, così lontano, al sicuro di conseguenza, nel caso in cui il putsch militare, diciamo, il colpo di mano contro Ferrara avesse dato esiti negativi. È un modo chiaramente per assicurare la conservazione dei diritti fondanti della casata Estense. Non abbiamo altri riferimenti all'esistenza di un archivio Estense fino agli inizi del 400, gli anni di Niccolò III. Da questi anni vediamo che c'è una continuità, insomma,
riusciamo a tracciare la collocazione fisica dell'archivio estense con una certa sicurezza. Sia negli anni di Niccolò III che negli anni di Borso d'Este, vediamo che l'archivio estense, ora Ferrara stabilmente città estense, vediamo che è conservato all'interno della torre di Rigobello. Qui vediamo una bella xilografia di Ferrara della fine del 400. Vedete, al centro abbiamo la piazza con la cattedrale di San Giorgio sulla destra, sulla sinistra vediamo il castello estense e diciamo più vicino a noi vediamo la cosiddetta Corte Vecchia, quindi i complessi dei palazzi che ospitavano la cancelleria e gli altri uffici dell'amministrazione marchionale, poi ducale, e vediamo qui che svetta una torre molto alta con un orologio. Era la torre di Rigobello, detta anche Torre delle Ore, perché ospitava da metà 300 circa un antico orologio. Ecco, all'interno di questa torre vengono collocati in armadi e casse ferrate tutta la documentazione pergamenacea principalmente, relativa ai diritti di Casa d'Este, ma non solo. In un inventario della fine del 400 troviamo i trattati internazionali, si direbbe, i trattati di alleanza con il Duca di Milano, ad esempio, viene fatta menzione, ma non solo documenti, diciamo, dell'archivio estense, troviamo anche, per esempio, trofei militari, troviamo le bandiere strappate ai bolognesi, troviamo antichi cimeli della casata, l'antica spada del marchese Bertoldo d'Este, i suoi speroni. Quindi diciamo tutti quegli oggetti che costituiscono la memoria degli estensi dei secoli precedenti. Come detto, il nostro archivio, Archivio Thesaurus, quindi conservato insieme ad altri tesori della dinastia, rimane in questa torre fino al 1553. Avviene un fatto drammatico nell'ottobre di quell'anno. La torre, molto antica, aveva già più di 200 anni, inizia a franare, inizia a crollare. E conosciamo bene gli eventi di questi giorni perché il duca Ercole II era fuori Ferrara, quindi viene costantemente informato dai suoi segretari, in particolare da Alessandro Guarino, il quale scrive: la torre sta iniziando a crollare, io ho dato ordine che tutte le scritture che si trovano nella torre e nella cancelleria che stava vicino vengano portate in castello, quindi nel castello estense, poco lontano. In poche ore la torre crolla rovinosamente, quindi tutti i piani, diciamo, cedono e la torre è completamente diroccata. E molte carte rimangono sotto i calcinacci, quindi scrive lo stesso Guarini, che sopra queste scritture c'è un mondo di pietre e calcinazzi talmente che non sarà così facile ritrovarle e temo che saranno molto mal condizionate. L'ordine che le carte avevano avuto fino a quel momento lo conosciamo grazie a diversi inventari. L'ultimo, l'inventario del 1545, detto inventario della torre, di cui abbiamo l'immagine nel frontespizio della nostra giornata. E le carte avevano avuto fino a quel momento una sorta di suddivisione in una cinquantina di casse divise per provenienza. Quindi abbiamo sei casse relative a Ferrara, con tutti i privilegi che legavano gli estensi a Ferrara. Rovigo, Padova, Mirandola, Este, Venezia, tutte le casse che sostanzialmente contenevano documenti relativi a quelle singole città. Vi erano ad esempio documenti di natura di politica estera, per esempio nella cassa relativa a Mirandola o Venezia. Con questo disastro, la torre di Rigobello crolla, il suo archivio viene evacuato in castello, bisogna assolutamente ridare un nuovo ordine alle mappe. Ecco, qui vedete ad esempio alcune pagine dell'archivio della torre in cui si vedono le località singole nelle quali, diciamo, all'interno di queste casse sono state riorganizzate le varie pergamene. E troviamo, curiosamente, in una delle casse sotto la città di Venezia, troviamo proprio qui,
ve lo indico, strumento per il quale Sora Marchesina da Ca' Cornaro, abbadessa del monastero di Santa Maria de Cella da Venezia, confessa di avere in deposito dal Marchese Aldobrandino doe casse con privilegi imperiali et papali, quali promette restituire adesso Marchese l'anno 1317. Quindi il documento che vi ho fatto vedere all'inizio e che tuttora conserviamo è all'interno della serie membranacei del fondo Casa e Stato, era presente chiaramente in una delle casse che poi furono evacuate e portate in castello. Le carte, le pergamene dell'archivio Estense vengono prima portate nella torre di Santa Caterina e poi nella torre marchesana. Qui siamo a metà del Cinquecento, siamo nella fase calante del potere Estense, nel periodo dell'ultimo duca, Alfonso II, che vedete qui in questo ritratto, è l'ultimo duca di Ferrara. Dopo di lui non vi sarà una discendenza diretta, il Papa, dopo la morte di Alfonso II, si riprenderà Ferrara, perché non riconoscerà la linea cadetta degli Estensi di Montecchio come legittimi successori del duca Alfonso II. Quindi è l'ultimo, governa quasi 40 anni e anche per la storia degli archivi, diciamo, ha un'importanza notevole Alfonso II d'Este. Certamente in questo periodo, noi di questo periodo abbiamo l'immagine più dettagliata del funzionamento, della suddivisione, dell'archivio Estense, degli spazi che l'archivio Estense, nei quali l'archivio Estense era distribuito e suddiviso. Innanzitutto, l'archivio che si trovava, come vi ho detto prima, nella Torre di Rigobello, inizia ad assumere lentamente il nome di archivio, archivio segreto, quindi archivio separato rispetto alle carte della cancelleria, o semplicemente l'archivio. È l'archivio per antonomasia. Era l'archivio chiuso nella torre con il suo custode, che era Alfonso Moro, che realizzerà un grande inventario che tuttora conserviamo, cui descrive minutamente, pezzo per pezzo, il contenuto di tutte le pergamene, i diplomi, i testamenti, i contratti matrimoniali, trattati internazionali, conservati all'interno di una quarantina di casse di legno, e non abbiamo informazioni solo su questo archivio, appunto l'archivio segreto, abbiamo anche informazioni relative agli altri archivi della cancelleria. Del periodo di Alfonso, certamente, dal punto di vista di storia archivistica dell'antico archivio Estense, la vicenda più importante è sicuramente la nascita dell'archivio della Grotta. L'archivio della Grotta era, semplificando, possiamo dire, l'archivio della cancelleria. Era l'archivio, appunto, dei cancellieri dell'apparato politico e amministrativo dello Stato Estense. Sappiamo che questo archivio della Grotta nasce nel 1579, quindi quasi 20 anni dopo l'inizio del governo di Alfonso II. Viene approntato un luogo preciso, un camerino, una stanza, che viene ricoperta di 100 quadretti di maiolica bianca, e sappiamo che per entrarvi serviva l'autorizzazione espressa del duca o dei suoi più stretti collaboratori. Sappiamo che questo archivio della Grotta, che è stato definito da Laura Turchi un vero e proprio strumento approntato per specifiche esigenze di governo, teneva grosso modo 300 unità archivistiche, quindi 300 cassette di documentazione, tutte del periodo di governo di Alfonso II, suddivise per anni e per corti. Quindi, ad esempio, troveremo, non so, le minute e le comunicazioni inviate alla corte cesarea, oppure a Roma, oppure a Firenze, suddivise per anni. La chiave di tutto erano dei grandi repertori che tuttora conserviamo, repertori nei quali possiamo trovare gli oggetti del contendere, i capi, come si diceva all'epoca, quindi i negozi che erano avviati. Per darvi un'idea, possiamo avere tra le varie voci acque, ambascerie, bandi,
benefici, cardinalato, complimenti, confini, governi, guerra, eretici, omicidi, inquisizioni, investiture e quant'altro. All'interno di questi repertori alfabetiche, quindi, trovavamo i riferimenti a ciascuna corte e sotto ciascuna corte un regesto, un riassunto del contenuto delle minute inviate. Quindi si aveva con questa chiave di accesso, attraverso l'anno, attraverso la corte, si poteva andare a risalire la cassetta relativa. Abbiamo una lettera del segretario ducale Montecatini del dicembre 1582 che ci spiega molto bene come erano suddivise queste carte in uscita e in entrata. Il Montecatini dice che le minute di Sua Altezza per fuori dello Stato, queste si danno alla grotta di mese in mese. Quindi dalla cancelleria, dagli uffici, venivano poi archiviate nella grotta mese per mese, suddivise per luoghi e tempi, quindi per corti e per anni, col modo che si avrebbero a copiare corrette ed in buona lettera. Poi le minute di Sua Altezza per lo Stato, lui dice, queste parimenti si dovrebbero dare alla grotta. Ma non accade spesso, diciamo, è in secondo piano rispetto all'importanza della politica internazionale. Tenete conto che anche il personale mancava anche in questi anni, di conseguenza era difficile permettere un lavoro, diciamo, di fino sia per le minute, diciamo, che andavano all'esterno dello Stato che per quelle che erano indirizzate ai vari podestà o governatori dello Stato stesso. E poi abbiamo un riferimento invece alla documentazione che arrivava a Ferrara da tutta Europa, le lettere scritte a Sua Altezza da principi, dai privati, dagli ambasciatori estensi in giro per l'Europa. Queste sono infinite, già passa l'anno, quindi già alla fine dell'anno solare avevano, diciamo, queste lettere in entrata raggiungevano una quantità esorbitante, non si riusciva a formare i capi, quindi a smistare questa corrispondenza. E quindi, sconsolati, i segretari ducali dicono: alla fine di ogni anno, l'unica cosa che si può fare è raccogliere tutta questa massa di lettere in entrata e riporle nel camerino di sotto. E il rischio è però non trovare mai quello che si cerca. Tenete conto anche che l'archivio della grotta, che abbiamo detto a fine degli anni 80 del 500 superava già le 300 unità archivistiche, veniva incrementato di anno in anno di altre 20-30 casse. Tenete conto appunto che Alfonso II morirà nel 1597 e di conseguenza lo spazio che si era preventivato nel 79, nel 1579, per l'archivio della grotta, non era affatto sufficiente e di conseguenza si dovette ricorrere ad altri spazi, come ad esempio il camerino di sotto, come ho detto poc'anzi. Ecco, qui vediamo la Torre Marchesana al centro della nostra foto e qui sulla sinistra la via coperta che collegava il Castello Estense con il Palazzo Ducale, l'area dove adesso troviamo il municipio di Ferrara, ecco, all'interno di quest'area troviamo gli uffici della cancelleria, l'archivio della grotta, diciamo di comoda via per l'archivio segreto, l'archivio vero e proprio, l'archivio per antonomasia, che possiamo trovare qui al centro, nella Torre Marchesana. Abbiamo detto, muore Alfonso II, il cugino Cesare d'Este, del ramo cadetto degli Estensi di Montecchio, non viene riconosciuto come legittimo successore di Alfonso II. Deve ripiegare su Modena e Reggio feudi imperiali. Il Papa non lo riconosce come legittimo duca di Ferrara. E la questione viene, diciamo, affrontata all'interno delle convenzioni faentine, una sorta diciamo, di carta bianca che viene data dal povero Cesare d'Este al Papa, cede su tutto. Uno dei punti di queste convenzioni riguardano proprio gli archivi. Al punto 4, il Cesare d'Este viene riconosciuto del diritto di portarsi a Modena gli archivi della sua famiglia, che
che sia permesso al duca Don Cesare di portare e mandare fuori Ferrara senza alcun impedimento, gioie, ori, argenti, i sali, eccetera, eccetera, così anche le scritture del suo archivio e di libri di camera, ad eccezione di quelli che i commissari pontifici avrebbero potuto ritenere utili per le esigenze della Camera Apostolica a Ferrara. Cosa che avvenne, tenete conto che una buona parte soprattutto degli archivi amministrativi, dell'archivio camerale, rimase a Ferrara almeno fino a metà del Settecento. C'è da dire che la parte preziosa, gli archivi della Cancelleria e l'archivio segreto, giunsero a Modena. E qui lo troviamo, ad esempio, troviamo la prova, qui abbiamo una bella immagine di Fulvio Testi, che prima di essere un viale di Milano è stato un grande diplomatico, oltre che un letterato, e al servizio di Casa d'Este, e abbiamo un suo inventario regesto dei primi del Seicento, in cui descrive il contenuto dell'archivio estense. Non sappiamo bene dove l'archivio fu fisicamente collocato a Modena, all'interno del vetusto castello estense, che era nell'area dove attualmente è il palazzo ducale che ospita l'Accademia Militare di Modena. C'era un vecchio castello di taglia molto più piccola e sicuramente vi erano enormi problemi di spazio, come evidenziano alcune lettere dei regnanti successivi. Qui vediamo Alfonso III e sulla destra Francesco I di Modena, nel bel ritratto di Velázquez che conserviamo qui a Modena. Ecco, negli anni centrali del Seicento sappiamo che viene approntata una grotta nuova, tentando di ricavare spazio per sistemare le carte che erano conservate nella grotta vecchia, e un altro segretario ducale, proprio nel 1630, scrive: le scritture dell'archivio della grotta sono un caos di confusione. Noi ce ne accorgiamo perché non si trova mai cosa che si desideri. E perciò è forza che io ricordi a vostra altezza quello che altre volte le ho detto, che questo è un interesse importantissimo per lei, perché molte volte per non ritrovare le scritture necessarie si possono fare errori gravi e ricevere pregiudizio di gran conseguenza per gli interessi dello Stato. Non ci si mette solo l'angustia del palazzo. A fine Seicento viene ricostruito, viene demolito gradualmente il castello per edificare il palazzo ducale di Modena. È una buona notizia questa, perché si prevedono degli spazi maggiori al fine appunto di una più logica organizzazione delle carte, che pian piano stavano diventando molto consistenti, tenuto conto soprattutto della morte di vari cardinali estensi nel corso del Seicento, che implementò enormemente la quantità, la massa di documenti, di carte, di lettere che si trovavano a dover essere riversate appunto nell'archivio degli estensi. Pensiamo al cardinale Luigi, Alessandro, Ippolito II, poi Rinaldo, eccetera. Ci si mette anche la guerra all'inizio del Settecento. Abbiamo in due occasioni, nella prima metà del Settecento, Modena viene occupata militarmente, quindi gli estensi scappano, una parte dell'archivio viene messa in sicurezza fuori dai territori dello Stato, a Bologna o addirittura a Sestola, quindi nell'alta montagna, negli alti Appennini emiliani. Nel Settecento comunque, diciamo, c'è una generale riorganizzazione dell'archivio estense, non solo dell'archivio segreto, quindi quello che conservava i pezzi scelti, ma anche tutto l'ammasso cartario che nel corso dei secoli era stato accumulato, diciamo, attività di lavoro della segreteria, dei ministri del duca, dei loro segretari, dei loro ambasciatori. Non abbiamo molte informazioni precise quantitative. Sappiamo che l'archivio era conservato, venne ospitato nell'ala orientale del palazzo ducale, al secondo piano, probabilmente, in tre grandi stanzoni di infilata, uno di seguito all'altro, stanzoni che avevano previsto un ballatoio, quindi dobbiamo immaginarci un volume in altezza molto notevole.
E questo certamente favorì la composizione e la costituzione di serie archivistiche, o come si disse allora, di membri cartari. Sappiamo che a metà 600, prima della generale, a metà 700, prima della generale riorganizzazione dell'archivio Estense, vi erano già delle serie archivistiche sedimentate. Troviamo ad esempio gli avvisi manoscritti, che tuttora abbiamo come serie autonoma, e poi le voci feudatarie, Firenze, Francia, Garfagnana, Genova, Germania, ecclesiastici, carteggio attivo e passivo dei principi e principesse di casa d'Este, che è tuttora una serie che è ricompresa nel fondo Casa e Stato, evidentemente organizzato proprio nella prima metà del Settecento. Queste lettere tra principi estensi sicuramente erano confinate nella segreteria o nella biblioteca privata di ciascuno dei principi estensi e si decise, diciamo, un'organizzazione alfabetica di questi importanti carteggi. Il vero demiurgo dell'archivio estense, e siamo appunto ormai quasi alla fine, siamo tra il 1769 e il 72, quando Pellegrino Nicolò Loschi inizia a lavorare assiduamente alla riorganizzazione delle carte d'archivio, vengono creati quei membri cartari, come li definisce Loschi, che in gran parte possono essere facilmente individuati anche ora. Diciamo, l'unica differenza dagli anni dell'Loschi sono che nel frattempo sono stati aggiunti i fondi archivistici, quindi individuate serie archivistiche composte, ricomprese all'interno di un unico fondo. Pensate che delle 72 serie riportate dall'Loschi nel 1780, 50 più o meno sono tuttora facilmente rintracciabili, così come gli stessi nomi attribuiti a queste serie archivistiche. Questa grande riorganizzazione è stata possibile, con ogni probabilità, grazie al fatto di poter disporre di un ampio spazio all'interno del Palazzo Ducale, nel quale, diciamo, fu possibile riorganizzare il materiale archivistico, il materiale soprattutto cartaceo, nel corso di alcuni anni, da parte del primo archivista Loschi e della sua schiera di aiutanti, ovviamente. Per quanto riguarda la parte diplomatica, è sempre stata conservata, diciamo, a parte, fin dai tempi della Torre di Rigobello, la Torre Marchesana e l'inventario regesto di Fulvio Testi, però riorganizzata nel corso del tempo. Nel 700 magari sono state individuate esclusivamente le parti in pergamena, quindi sono stati tolti i transunti o le copie o trattati cartacei inseriti in altre serie, perché il 700 è anche l'anno, insomma, dei diplomatici, della creazione di questi grandi archivi diplomatici. L'archivio è rimasto grosso modo negli stessi spazi, negli stessi ambienti, fino all'Unità d'Italia. Quindi ha passato la tempesta napoleonica, la restaurazione, e è sempre rimasto in quell'ala del Palazzo Ducale, dalla quale è stato mosso nel 1862, quando il Palazzo Ducale, divenuto proprietà appunto dello Stato italiano, fu individuato come sede per l'Accademia Militare di Modena e di conseguenza la biblioteca del palazzo fu versata ai locali dell'attuale biblioteca estense, così come i quadri, e allo stesso modo appunto le carte d'archivio fecero poca strada. Praticamente l'altro lato della strada fu individuato questo palazzo in corso Cavour, nell'attuale corso Cavour 21, dove da allora, dal 1862, conserviamo quindi la memoria degli estensi. Io ho concluso, vi ringrazio per l'attenzione e passo la parola immediatamente alla collega Paola Infantino, che vi parlerà appunto degli archivi contemporanei tra uniformità e specialità. Grazie ancora. Salve, buon pomeriggio.
Innanzitutto, prima di iniziare con il mio intervento, vorrei ringraziare la direttrice dell'istituto che oggi appunto, come è stato detto, non è qui presente, la dottoressa Lorenza Iannacci. La ringrazio per avermi invitato a partecipare a questa giornata seminariale. E questo, fra l'altro, è il mio primo anno di collaborazione con l'Archivio di Stato di Modena come docente, di storia delle istituzioni e archivistica speciale contemporanea e spero che seguiranno altri anni. In realtà io così mi presento un attimo, già da 6 anni insegno all'interno delle scuole di archivio e paleografia diplomatica degli archivi di Stato, in particolare ho insegnato nella scuola di Bologna, scuola che io stesso ho prima frequentato come studentessa e poi proprio in quell'archivio mi sono formata da un punto di vista professionale. E lì, fra l'altro, mi occupo anche di un altro insegnamento della parte laboratoriale di archivistica generale, quella che dal prossimo anno, visto che siamo qua in un contesto di scuole, con il nuovo ordinamento delle scuole d'archivio, si chiamerà archivistica tecnica. E in questi anni ho avuto modo, appunto, nella mia attività di docente, di constatare che la maggioranza, la preponderanza degli studenti che si avvicinano, che seguono queste scuole come specializzazione durante i loro corsi, universitari, provengono quasi sempre da studi di medievistica, sono ragazzi che si sono appena laureati o si stanno laureando con tesi in paleografia e si avvicinano alla disciplina archivistica in qualche maniera attirati e affascinati dal patrimonio più antico, che si conserva in questi luoghi. Però, come dicevo, io mi occupo di altro, mi occupo di un altro periodo e quando poi arrivo in aula per fare le mie lezioni, soprattutto le esercitazioni, con una serie di registri di protocollo, indici, repertori, iniziamo a parlare di scarto, di serie archivistiche, di gestione documentale e quanto ne segue, vedo un attimo di smarrimento negli occhi di questi studenti che spesso sono abituati appunto per la loro storia di formazione, sono più abituati a un approccio al documento specifico, al documento singolo e invece poi si ritrovano all'interno di una scuola dove sono chiamati ad ampliare un po' il loro sguardo, ad allontanarsi in qualche modo da quello sguardo settoriale, dal documento singolo e invece analizzare l'intero complesso organico documentario prodotto da un ente. Quindi a guardare l'archivio in tutta la sua complessità, ampiezza e articolazione. Sicuramente una visione del quadro d'insieme è ancora più necessaria quando si parla di archivi e quindi di istituzioni contemporanee. Gli archivi di Stato sono infatti luoghi deputati alla conservazione degli archivi prodotti dagli organi dell'amministrazione periferica dello Stato a partire dal periodo post-unitario. E oggi lo scopo del mio intervento è quello di offrire un quadro panoramico, di questo patrimonio documentario. Si tratterà ovviamente, nello specifico, di quello conservato all'interno dell'Archivio di Stato di Modena. Si tratterà ovviamente di una descrizione a volo d'uccello che non pretende di essere pienamente esaustiva, perché si tratta solo appunto di un seminario, ma spero che possa far comprendere l'importanza di questi complessi per meglio conoscere l'identità stessa dello Stato italiano. Ma per comprendere l'organizzazione amministrativa e burocratica che ha caratterizzato lo Stato italiano fin dal suo costituirsi come regno unitario, non si può prescindere dallo studio del periodo napoleonico. Perché molti degli elementi che oggi noi diamo per assodati quando pensiamo all'organizzazione di uno Stato moderno sono in realtà principi, innovazioni di tipo amministrativo, ma anche di tipo archivistico, che hanno origine proprio a partire dal governo rivoluzionario francese e che poi furono attuati e perfezionati, applicati anzi per meglio dire, e perfezionati durante i governi napoleonici.
Nel 1796 il territorio emiliano e quello delle Romagne viene progressivamente conquistato dalle truppe francesi capitanate dal generale Bonaparte, con la conseguente soppressione degli stati di antico regime e la costituzione prima di un organo confederativo, la Confederazione Cispadana, che raccoglieva sotto un unico coordinamento le quattro repubbliche sorelle cispadane, ossia la Repubblica di Bologna, la Repubblica di Ferrara, per la appunto la Repubblica di Modena e la Repubblica di Reggio. Successivamente questi territori, con un ampliamento verso le Romagne, costituiscono la Repubblica Cispadana, che poi però in poco meno di un anno viene per così dire assorbita, inglobata all'interno della Repubblica Cisalpina con capitale a Milano. L'ascesa politica di Napoleone comporterà anche il mutare della Repubblica Cispadana, scusate, Cisalpina, prima nella Repubblica Italiana e poi nel Regno d'Italia, all'interno di un più ampio quadro imperiale. In questi anni, che vanno grosso modo quindi dal 1796 fino al 1815, anno del declino e della sconfitta di Napoleone, su un'ampia porzione del territorio italiano avviene una vera e propria rivoluzione istituzionale e amministrativa, dalla quale in qualche modo non si tornerà più indietro. Basti pensare al principio della divisione dei poteri: il potere legislativo, che veniva gestito da un corpo legislativo bicamerale, consigli, il potere esecutivo, che era in mano al direttorio, e quello giurisdizionale, in mano alla magistratura. Questa divisione appunto dei poteri, che per noi oggi è uno stato di fatto assodato e che è alla base di tutti gli ordinamenti statuali moderni, fu in realtà un'innovazione di questo periodo, così come lo fu l'assetto organizzativo, che prevedeva un centro di potere amministrativo che, attraverso articolazioni gerarchiche amministrative appunto, controllava l'intero territorio periferico, ossia quello che oggi sostiene il nostro Stato, appunto, un'amministrazione statale con diramazioni periferiche. Quindi, in periodo napoleonico, il territorio dello Stato, su un modello appunto francese e in accordo ai principi di uniformità amministrativa, viene ripartito innanzitutto in unità di livello intermedio, ossia i dipartimenti che grosso modo corrispondevano, diciamo, alle attuali province, così per fare un'analogia con quello che è il nostro sistema amministrativo odierno, e unità di base, che erano appunto le municipalità, quelli che sono i nostri comuni. Questo sistema di ripartizioni si basava quindi sia sul principio di ordinamento gerarchico, ma anche di uniformità fra amministrazioni analoghe. In particolare, i territori che avevano formato, che avevano costituito afferenti allo Stato di Modena, quindi a quello che era stato lo Stato degli Este, vengono suddivisi su vari dipartimenti. Modena diventa il capoluogo del Dipartimento del Panaro. Reggio, ad esempio, faccio così una breve semplificazione, è capoluogo del Dipartimento del Crostolo, mentre Pavullo era il capoluogo dei Dipartimenti dei Frignati e così via. In ogni dipartimento viene istituita un'amministrazione centrale che deve per l'appunto amministrare il territorio sul mandato dell'amministrazione della capitale. Questa amministrazione centrale era coordinata, o meglio sovraintesa, da quello che prima sarà il commissario del potere esecutivo e che poi diventerà il prefetto. Infatti questa amministrazione, anzi prima l'intendente e poi il prefetto, questa amministrazione presieduta da questo commissario, null'altro è, sono che i precursori di quella che poi diventerà la prefettura e il prefetto anche nello Stato poi unitario italiano. Per fare un breve accenno su altre importanti innovazioni che vengono apportate dal governo napoleonico e che poi vengono ereditate dai governi dei moderni stati europei,
europei, voglio dire, e in particolar modo appunto di quello italiano, sono sicuramente le innovazioni e le riforme apportate al codice di procedura civile nel 1806, il codice di procedura civile che poi convergerà all'interno del codice civile italiano del 1865. Oppure penso alla riforma del codice penale, o ancora a qualcosa che per noi è consueto ma che non lo era, come l'istituzione dell'ufficio dello Stato civile, o ancora alla creazione di un patrimonio demaniale dello Stato, tutte cose che ancora oggi fanno parte dell'organizzazione del nostro Stato ma che vengono introdotte proprio in questo periodo. Ma da archivista quale sono? Siamo qui in una rete appunto di scuole di archivistica, non possiamo tralasciare anche le innovazioni di tipo proprio prettamente attinenti alla nostra disciplina, le innovazioni di gestione documentale che vengono introdotte in questo periodo e che determinano un cambiamento sostanziale della struttura di molti degli archivi istituzionali e non solo, da lì in poi prodotti. Ossia il sistema del protocollo titolario. Sulla base proprio di questo sistema, che se ci sono studenti in ascolto sicuramente conosceranno, buona parte, tuttora risulta ordinata, buona parte degli archivi pubblici italiani. Basta pensare che attualmente il registro di protocollo nella sua forma informatizzata e la predisposizione dei quadri di classificazione sono obbligatorie presso le amministrazioni pubbliche. L'introduzione del registro di protocollo, abbinato solitamente ad un quadro di classificazione specifico per ogni amministrazione, quello che chiamiamo titolario, segna una netta cesura fra la tenuta dei documenti tipica degli archivi di antico regime, che erano fondati, questa tenuta era fondata generalmente sull'abitudine di raccogliere i documenti sciolti in filze e di correlarli con repertori o con rubriche per accedervi, e quella invece contemporanea, la tenuta contemporanea, che è basata invece sulla creazione di fascicoli in cui raccogliere tutta la documentazione inerente a una medesima pratica. Di questa rivoluzione legislativa, amministrativa e archivistica, gli archivi di Stato ne sono appunto custodi, raccogliendo la documentazione prodotta da questi organi a cui abbiamo accennato: prefetture dipartimentali, amministrazioni dei beni demaniali, uffici dello Stato civile, tribunali riformati, ma anche ministeri, catasto, che proprio in periodo napoleonico, voglio dire, nascono i primi catasti geometrici, cioè basati su rilevazioni su mappe, così come noi oggi conosciamo e concepiamo i catasti. Ma mi permetto di dire che spesso questi complessi, a dispetto della loro importanza, rilevanza e anche vastità, per quanto perfettamente conservati, sono stati purtroppo poco valorizzati e di conseguenza poco studiati. Quando intendo poco valorizzati, spesso sono in archivi che non sono provvisti di adeguati strumenti descrittivi, quali elenchi dettagliati o inventari, e per questo diventano di difficile accesso. E poi, in una sorta di circolo vizioso, meno gli archivi all'interno di un istituto vengono richiesti dagli studiosi, meno giustamente l'amministrazione tende a investire per il riordinamento, la descrizione e la valorizzazione di questi fondi. Ma scusate la parentesi, ma era doverosa per questo periodo. Tornando al sistema protocollo titolario, nelle mie lezioni laboratoriali non posso mai fare a meno, per l'appunto, di parlare di questo sistema, facendo vedere per l'appunto la documentazione del periodo napoleonico, per far esaminare agli studenti ad esempio il primo piano di classificazione che venne adottato in maniera omogenea da tutte le prefetture dipartimentali della Repubblica Italiana nel 1803, così come le istruzioni diramate per la tenuta degli archivi prefettizi. Questo proprio a dimostrare come
fosse pienamente consolidato in quel periodo l'idea dell'importanza di creare una rete uniforme di amministrazione sul territorio e quindi queste norme, queste regole venivano, come avviene oggi, emanate dallo Stato centrale per essere poi adottate negli uffici periferici. È proprio in questo periodo che nasce il concetto moderno di burocrazia nella sua migliore accezione, non in quella negativa, quindi la burocrazia intesa come un insieme di apparati uniformi e gerarchici fondati su norme e regolamenti diramati centralmente e adottati da tutti gli uffici periferici, attraverso i quali si opera concretamente e capillarmente l'amministrazione di uno Stato. Da questa rivoluzione, quindi, non si torna più indietro e persino i governi restaurati, a dispetto di quello che proclameranno, di quello che cercheranno di fare un po' nel proclamare un distacco appunto da quelli che erano stati le innovazioni napoleoniche, in realtà non rinunceranno mai a determinare, non possono rinunciare mai gli stati restaurati a determinate innovazioni, poiché se ne riconosce l'efficacia. Trovandoci qui a Modena, esaminiamo quindi brevemente l'organizzazione del restaurato governo Estense, o meglio in questo caso Austro Estense, e notiamo subito come il governo a questo punto articolato in ministeri, questi enti appunto ministeriali, da subito, e si vede esaminando gli archivi che sono qui conservati, adottano questo sistema di protocollo titolario per la gestione documentale. Tutti i documenti, quindi, dei ministeri ricevuti e spediti sono puntualmente registrati su appositi registri di protocollo, appunto. E gli archivi vengono organizzati attraverso un piano di classificazione. Quindi si opera sì un'opera di restaurazione politica, ma da un punto di vista amministrativo le innovazioni vengono adottate e anzi portate avanti. Porto ancora l'esempio singolare dello Stato civile qui a Modena, che viene nell'immediato ovviamente soppresso, quindi lo Stato civile che si occupava di registrare le nascite come le morti, così come i matrimoni, così come fa oggi lo Stato civile, viene soppresso, ma nell'arco di alcuni anni, e più precisamente nel 1852, viene compresa l'importanza che poteva avere questo controllo sulla popolazione e censire lo stato della popolazione sul territorio, e quindi lo Stato austroestense nel 1852 ripristina l'ufficio dello Stato civile. Prima di arrivare a fare questa nostra carrellata, guardare agli archivi dell'Italia Unita, un breve inciso va fatto per gli archivi prodotti dai governi provvisori e straordinari, quei governi che sorsero fra il 1859 circa e il 1861, e che presentano degli spiccati caratteri di difformità per la loro propria natura peculiare, territoriale. E che anche per questo questi archivi sono stati oggetto di un'importante operazione di riordinamento e descrizione alcuni anni addietro, in particolar modo nel 1961, in occasione del primo centenario dell'Unità d'Italia, l'amministrazione archivistica, su ideazione e coordinamento di Claudio Pavone,
promosse un importantissimo intervento e di censimento e poi di inventariazione e descrizione di tutti questi archivi dei governi provvisori e straordinari, e quest'opera di inventariazione e censimento è poi confluita anche in un'opera editoriale in tre volumi che venne allora, edita dall'allora amministrazione archivistica, ossia il Ministero dell'Interno, perché allora gli archivi erano sotto il Ministero dell'Interno. E va segnalato che questi furono all'interno della collana dedicata agli archivi di Stato specifico, e va segnalato che questi furono proprio i primi inventari pubblicati all'interno di questa collana. Infine, quindi siamo partiti dal periodo napoleonico, siamo arrivati velocemente. Semplificando solamente alcuni punti salienti di quel periodo, siamo arrivati a quelli che sono appunto gli archivi dei governi provvisori ed infine, presso gli archivi di Stato, troviamo i complessi archivistici prodotti proprio dallo Stato unitario. Per quanto abbiamo finora detto, si può affermare senza dubbio di smentita che per quanto riguarda la documentazione prodotta dagli organi periferici dello Stato a partire dal 1861, il patrimonio conservato presso gli archivi di Stato è pressoché uniforme, quindi, trattandosi di complessi archivistici prodotti appunto da uffici territoriali, o meglio periferici, fra loro analoghi. Uffici che sono coordinati da un'amministrazione statale centrale e quindi sottoposti alle medesime norme e ai medesimi regolamenti. Un archivio di prefettura, per intenderci, a prescindere di quale prefettura specifica si tratti, sarà organizzata sempre nel medesimo modo, sia quello, l'archivio della prefettura di Palermo o quello della prefettura di Firenze. Lo stesso vale per un archivio di questura. Allo stesso modo, se confrontiamo gli archivi prodotti dai tribunali di pari grado, e così dicendo. Però, c'è un però da cui non possiamo prescindere, e che è ben noto alla disciplina archivistica, ossia che a dispetto dell'uniformità normativa e amministrativa che contraddistingue le istituzioni contemporanee, numerose sono invece le eccezioni che costituiscono le specificità o, nel titolo del mio intervento, vi avevo scritto specialità, rifacendomi proprio al concetto di archivistica speciale basato sulle specie archivistiche, quindi sulle specialità di un territorio, anche a seconda del periodo storico, seppur sempre all'interno di una più ampia griglia di omogeneità. Uniformità dato dallo stesso impianto statale. Durante la prima lezione di storia delle istituzioni e archivistica speciale, dico agli studenti che è importante non trascurare che, per quanto si possano studiare le norme che hanno dato vita ad un determinato ente, nonché le norme che regolano l'ente stesso, i regolamenti che lo regolano, nelle sue attribuzioni e funzioni, e quindi avere contezza della tipologia documentale che l'ente ha prodotto, non si deve mai prescindere dallo studiare concretamente le carte, ricordandosi che un conto è la norma che aspira a creare una prassi regolamentata ed uniforme, un conto è la reale applicazione di queste norme attraverso un uso, e un'applicazione che invece quindi per lo più difforme o comunque soggetta a molteplici fattori esterni alla norma stessa. Primo fra tutti il fattore umano. Quindi la conoscenza storico-istituzionale normativa deve essere la base imprescindibile dalla quale deve partire un archivista quando si trova di fronte ad un complesso documentario, così come anche lo studioso, mi viene da dire. Così da poter riconoscere ed inquadrare correttamente il soggetto produttore di quell'archivio, contestualizzarlo. Ma questa base deve restare tale e non essere trasformata in una griglia rigida
entro la quale ingabbiare quello specifico complesso documentario. Anzi, deve partire l'archivista, così come lo studioso, dal profilo del soggetto produttore per mettere in luce le peculiarità e, perché no, le difformità che quel complesso ha rispetto a quanto magari prescrive la norma. Gli enti non sono soggetti astratti, definiti attraverso norme e regolamenti, sono anche luoghi fisici ed umani, che si innestano in specifici contesti geografici e sociali, secondo molteplici combinazioni, e che quindi, per forza di cose, risentiranno delle numerose sollecitazioni, per così dire, esterne all'istituzione stessa. Sollecitazioni che però influenzano inevitabilmente l'ente dall'interno. Il riflesso di questa varietà nell'auspicata uniformità istituzionale si riflette inevitabilmente negli archivi, nella loro organizzazione e nel loro uso. E di questo, visto che l'avevamo citato poco fa, ne aveva ampiamente già parlato, sicuramente molto meglio di come l'ho potuto sintetizzare adesso io, per l'appunto Pavone nei suoi scritti. Torniamo nell'Istituto di Modena, torniamo agli esempi concreti e prendo ad esempio di nuovo l'archivio di prefettura di periodo napoleonico e, come vi dicevo, in quel periodo esisteva per l'appunto un titolario e un regolamento predisposto dall'amministrazione centrale che dava le indicazioni sulla tenuta di questo archivio. Eppure, io che ho avuto modo già di lavorare con l'archivio di prefettura napoleonico bolognese, quello del Dipartimento del Reno, quando mi sono trovata qui a Modena a guardare le carte dell'archivio dell'amministrazione del Dipartimento del Panaro, subito mi è saltato all'occhio qualcosa di particolare. Che cosa? Il fatto che la documentazione era sì organizzata come da norma attraverso il piano di classificazione e quindi prima per categoria e poi per rubrica all'interno dell'anno, questo per quanto riguardava i fascicoli, ma poi questi fascicoli erano organizzati in unità di conservazione a prescindere dall'anno in cui erano stati prodotti. E in unità di conservazione che potevano ricoprire archi cronologici del tutto variabili. Bene, questa che può sembrare una differenza da poco a un occhio poco abituato ai complessi archivistici, posso assicurarvi invece che chi è abituato a guardare gli archivi di prefettura, ma anche quelli di questura, proprio all'interno dei depositi, che saltano subito all'occhio perché organizzati in partizioni annuali e dentro l'anno, secondo il titolario di classificazione, bene, questa organizzazione così differente saltava subito all'occhio, non è qualcosa da poco, anche perché presuppone che questo tipo di organizzazione così diversa porti poi alla redazione di strumenti di accesso, quali inventari, differenti rispetto a quelli che possono essere prodotti descrivendo un ente, un archivio organizzato per anno. Eppure parliamo sempre di archivi di prefettura che, ripeto, avevano un'organizzazione in qualche maniera calata dall'alto. Ma ancora, sempre parlando di archivi di prefettura, ma anche di questura, una notazione va data per esempio a quelle che si chiamano le serie speciali, ossia serie che sfuggono alla griglia delle serie archivistiche preordinate dalla norma. Per esempio, gli archivi di prefettura sono organizzati in serie degli affari generali, a sua volta suddivisa in divisioni, e serie del gabinetto. Ma spesso, proprio per esigenze di tipo del tutto, possiamo dire, estemporaneo dato dal periodo storico o per esigenze territoriali, nascono all'interno dei vari archivi di prefettura delle serie speciali che caratterizzano quello specifico archivio di prefettura. Ad esempio, penso alla documentazione prodotta da alcune prefetture in primissima età unitaria, riferibile all'incarico che avevano le prefetture di sovraintendere e gestire alcuni istituti specifici, come ad esempio i primi
istituti governativi, i cosiddetti patronati, per il recupero minorile, quelli che si possono definire i precursori dei carceri minorili. Non erano presenti su tutto il territorio italiano. A Modena, ad esempio, c'erano, così come a Bologna, ma dove erano presenti era necessario che la prefettura controllasse, sovrintendesse, su mandato del governo, su questi istituti, e nascono quindi queste serie che non è facile collocare all'interno dell'archivio, appunto, tipico di prefettura, ma che esistono. Oppure ancora serie prodotte da uffici nati in seno alla prefettura e alla questura in determinati periodi storici. Penso ad esempio a quelli nati a partire dal 1938, a seguito dell'emanazione delle leggi razziali, poiché nascono sul territorio uffici incaricati di gestire l'asportazione dei beni ebraici, così come all'interno della questura gli uffici incaricati di gestire tutte quelle che erano le questioni legate all'applicazione delle normative anti-ebraiche, antisemitiche. Anche a Bologna, per esempio, abbiamo la sede di prefettura dell'ABE, Ufficio Asportazioni Beni Ebraici, e per la questura la sede dell'Ufficio Ebrei, che in altri luoghi si chiamò anche in altri modi, ma che di quello si occupava. Senza costituire sedi speciali, la specifica documentazione prodotta dalla prefettura di Modena, inoltre, ha un'altra particolarità per quel periodo. Poiché vicino, in provincia di Modena, si trovava uno dei più grandi campi di concentramento italiano, quello di Fossoli Carpi, che fu il campo di smistamento di parecchi deportati che poi da lì vennero deportati nei campi di concentramento ed esecuzione tedeschi. Ci abbiamo alla conclusione e una piccola notazione va fatta per gli archivi giudiziari, e anche in questo caso a dispetto dell'uniformità, degli esempi particolari che contraddistinguono alcuni luoghi e anche ancora una volta l'archivio di Stato di Modena. Ad esempio, gli archivi prodotti dalle corti di assise straordinarie, cosiddetti CAS, istituite a partire dal 1945 in ogni capoluogo di provincia per giudicare i reati di collaborazionismo. Si trattò di organismi giudiziari speciali, transitori, con competenza provinciale, per l'appunto, formati da corti popolari e presieduti da un magistrato. Proprio per il carattere provvisorio di queste corti, anche i loro archivi, diciamo che non sempre si sono conservati correttamente. Ma qui a Modena, in molti luoghi, si conservarono, ad esempio, solamente i registri delle sentenze o addirittura solamente i registri dei dispositivi delle sentenze. Mentre qui a Modena, appunto, stavo dicendo, si conservano i fascicoli processuali per intero e si trattò di circa 268 processi. Gli archivi giudiziari meriterebbero veramente un discorso a parte, in quanto a varietà nell'uniformità, circa proprio la tenuta degli stessi. Un piccolo accenno va fatto, ad esempio, in merito agli fascicoli processuali degli ultimi 50 anni, quelli prodotti dagli anni 70 in poi, i fascicoli processuali che riguardano i grandi fatti politici e istituzionali che hanno segnato la storia del nostro paese. Mi riferisco alle stragi del terrorismo o alle stragi di mafia. Bene, si tratta di una documentazione molto importante, ma anche molto complicata da governare da parte di un archivista che si ritrova a dover riordinare questa documentazione e magari descriverla. Perché immaginate che questi fascicoli processuali, trattando di fatti che hanno coinvolto molti imputati e che si sono protratti
archivati per molti anni, hanno dimensioni di veri e propri fondi archivistici. Un fascicolo processuale di una strage può costare anche di 150, 400 o anche più buste d'archivio, faldoni d'archivio. E al suo interno è in qualche maniera organizzato e ripartito in serie, sottoserie, così come potrebbe essere proprio un fondo archivistico. Bene, la difficoltà dove sta? Che anche se esiste un codice di procedura penale che rende uniforme ovviamente sul territorio italiano tutti i processi, non esiste un regolamento consolidato per la tenuta di questi atti da un punto di vista delle cancellerie dei tribunali, e quindi a seconda delle varie cancellerie noi possiamo trovarci di fronte a prassi archivistiche conservative molto diverse e banalmente anche a un linguaggio per definire le unità archivistiche specifiche di questi complessi molto differenti e molto difforme, dettato da nomenclature del tutto locali. Questo in sintesi. Terminata quindi questa sintetica carrellata di esempi tra uniformità e specialità archivistiche che ci ha condotto dalla fine del XVIII secolo fino ad oggi, non credo occorra ribadire oltre l'importanza e il valore di questo patrimonio, ma mi permetto in ultimo di accennare solamente ad alcune problematiche che interessano la documentazione di questo periodo. In anni addietro, ma comunque recenti, molti archivi di Stato sono stati restii a ricevere versamenti di documentazione contemporanea, e questo a causa della normativa allora vigente, riferibile alla legge sugli archivi del 63, sulla libera consultabilità dei documenti dell'ultimo cinquantennio, di carattere riservato e relativa alla politica interna o estera dello Stato. Questo creava molte remore nel ricevere questa documentazione, perché poi era complicato permetterne l'accesso. Adesso che la normativa è mutata, e non mi addentro su questi mutamenti, il problema principale è invece quello, che può sembrare banale ma è invece sostanziale, della carenza di spazio. Molta della documentazione prodotta dalla seconda metà del Novecento ad oggi, ma anche antecedente, non può essere versata dagli uffici periferici e competenti archivi di Stato, proprio per motivi di spazio. Quando invece viene versata, spesso a dispetto della normativa, questa arriva non propriamente ordinata e spesso senza essere stata sottoposta ad adeguate pratiche di selezione e scarto. Questi complessi, una volta versate, necessiterebbero quindi di mirati interventi archivistici di riordinamento, propedeutici a quelli di descrizione e inventariazione. In ultimo va segnalata la fragilità materiale di questa documentazione, che a dispetto della sua giovane età, per così dire, ma a causa dei supporti maggiormente deperibili che la compongono, carta di grammatura leggera, veline, fax, copie fotostatiche, rischia di andare perduta se non adeguatamente tutelata con interventi di condizionamento mirati. Ma questi sono solo degli accenni, degli input che magari potranno essere approfonditi in un prossimo seminario, sperando che questo ciclo di conferenze della rete continui anche nei prossimi anni. Grazie e ho concluso. Grazie Alberto, grazie Paola. Due interventi che hanno scavato puntualmente in argomenti molto complessi e che però direi che ci hanno restituito in maniera molto efficace il cuore del problema. E adesso è il momento di lasciare spazio alle domande, vediamo se c'è qualche domanda da chi ci ascolta, altrimenti ho già in mente un paio di questioni per i nostri relatori, che saranno sicuramente contentissimi di questa opportunità. Allora, diciamo che rompo il ghiaccio. Una domanda a testa, poi vi lascio il campo. Alberto, hai parlato molto efficacemente, direi che traspare molto bene nel tuo intervento come il potere, in questo caso il potere estense, abbia una consapevolezza del ruolo della
dell'archivio che si va accumulando come di un elemento del potere, della conservazione del potere e della sua manifestazione. Una consapevolevolezza che è un po' ondivaga, nel senso che non tutti i duchi hanno dimostrato di avere questa consapevolezza o di sapere gestire concretamente nella pratica questa consapevolezza. D'altra parte c'è stata spesso una classe di ufficiales e di archivisti che sono stati in grado più o meno di sopperire a questa situazione e ci hanno trasmesso un archivio che pur nella sua, diciamo, varietà di forma di conservazione nelle variazioni che ha subito, insomma, ci permette di intravedere in maniera ancora molto forte, direi, questo principio che è tipico poi dell'antico regime. E credo che sarebbe interessante se tu riuscissi a comunicare, insomma, a descrivere qual è all'interno della documentazione dell'archivio stesso. Quella che più fortemente ancora oggi, nella sua conformazione attuale, lascia intravedere l'importanza della conservazione delle carte nella costituzione e nel mantenimento anche del potere, anche considerando, credo che questo potrebbe essere un argomento interessante a sua volta, le profonde modificazioni che anche la classe, diciamo, degli ufficiales subisce nei confronti dell'archivio, all'interno della pratica e della teoria archivistica, in un periodo che, per esempio, a Modena stessa è caratterizzata da personalità molto importanti nella rivoluzione della pratica archivistica, come possono essere Bacchini, Lazzarelli o chiaramente il Muratori. Mentre per Paola avrei una domanda, diciamo, non facile. Grazie, già vi ringrazio. Non che quella di Alberto sia facilissima, Mi direi. preparo anche a rispondere con lei. Sì, risponde prima Alberto, così intanto inizia a preparare la domanda. Allora, hai parlato giustamente dell'importanza della radicale trasformazione che subisce la produzione documentaria nel periodo napoleonico con l'istituzione della registrazione del protocollo e la classificazione per titolare, insomma. Noi sappiamo che questa funzione che tuttora esiste, anzi come dici tu, è codificata a livello di fatto di regolamento, di legislazione per quanto riguarda la pubblica amministrazione, è un qualcosa che caratterizza il primo momento fondamentalmente della vita delle carte all'interno dell'ufficio, no? E andando quindi progressivamente a costituire quello che sarà poi l'archivio, ma parliamo quindi dell'archivio corrente. Sappiamo anche che non possiamo ragionare soltanto in termini di archivio corrente e come archivisti la nostra prospettiva è quella della conservazione permanente, il cosiddetto archivio storico. E sappiamo anche che la classificazione può essere utile nella conservazione permanente, ma non deve essere un vincolo. E quindi ritengo magari interessante, se te la senti, di fare qualche considerazione proprio su questo passaggio fondamentale, cioè il ruolo della classificazione come costituzione dell'archivio, ma poi la visione, anche se vuoi più olistica, dell'archivio nella sua conservazione permanente e quindi l'eventuale influenza o meno della classificazione nel restituire in tempo eterno, speriamo, la struttura dell'archivio e anche considerando tutti gli esempi che hai fatto, per esempio i tribunali speciali o le serie speciali della prefettura, come queste poi costituiscono delle sfide molto interessanti nei confronti dell'archivistica, considerando anche che sono serie che hanno una fortissima richiesta da parte dell'utenza. Bene, io direi che vi ho dato abbastanza argomenti per iniziare a chiacchierare, vedo che arrivano altre domande, quindi vi lascio volentieri il campo e ci vediamo più tardi per i saluti conclusivi. Sì, allora, rispondendo alla mia domanda, sulla consapevolezza del ruolo dell'archivio, sicuramente alcuni duchi hanno avuto una consapevolezza maggiore di altri. Sì, c'è da dire, cito Francesco III d'Este, che disse che l'archivio estense è la gemma più preziosa della nostra casa. Quindi sicuramente in lui fu una consapevolezza superiore alle altre. E non è un caso
un caso che proprio nel suo periodo di governo l'archivio Estense sia stato plasmato grosso modo nel modo in cui è giunto fino a noi. E per quanto riguarda appunto le serie che lasciano trasparire l'importanza diciamo la diacronicità anche dell'archivio, sono le attuali serie dei membranacei, dei diplomi e delle investiture del Fondo Casa e Stato, che sono più e meno eredi dirette o indirette degli antichi archivi della Torre, dell'archivio segreto, quindi i pezzi scelti che erano un tempo suddivisi per principi, perlomeno questo fino agli anni, diciamo, di Fulvio Testi e di Tagliavini, e che però poi per ragioni di tipo magari storico, diplomatico sono state suddivise in più tronconi, più sottosezioni. E questa è un'impronta sette-ottocentesca senza dubbio, però diciamo sono tutti rami che partono dal grande tronco dell'archivio Estense, quindi in questo si riesce più o meno a intravedere una certa linearità, una certa linea diretta. Ecco, direi che questo per la mia domanda è sufficiente. Prego. Io cercherò di rispondere, spero. La domanda è complessa, nella maniera più esaustiva ma anche semplice possibile. Sì, sicuramente penso ad oggi, per esempio, quando si è chiamati da alcuni enti che devono adeguarsi alla normativa, quindi enti pubblici, ma anche a me è capitato di sapere anche di enti più piccoli che si sono voluti fornire di un piano di classificazione, a volte gli archivisti sono chiamati anche a redigere ex novo un piano di classificazione e sicuramente proprio per non incappare nei problemi a cui accennava il collega, è importante spesso, a differenza di quello che si può immaginare, non creare dei piani di classificazioni, quindi delle maglie eccessivamente dettagliati ed eccessivamente puntuali. Cosa intendo dire? Che ad esempio un piano di classificazione che è costituito da più livelli, penso al primo livello, quello della categoria, del titolo, e poi il successivo, quello della rubrica, della sottocategoria, più sono ampie in qualche maniera queste maglie, soprattutto quello del primo livello, più poi è facile, in qualche maniera uso questo termine, piegare il piano di classificazione anche ai mutamenti di un istituto che nel corso della sua vita, di un ente, che nel corso della sua vita è chiamato a confrontarsi con dei cambiamenti di tipo storico, di tipo istituzionale, di tipo normativo. Più questa maglia è in qualche maniera per grandi macro settori più ampia, più è facile poi aggiungere nei livelli inferiori del piano di classificazione, quindi i secondi e terzi livelli delle rubriche, delle sottorubriche, delle specificità legate a quel periodo. Ripeto, per chi non è avvezzo della materia, può sembrare l'esatto contrario. Si pensa che un archivio ordinato secondo un titolario, per essere ben ordinato e organizzato, deve rispecchiare un titolario molto minuzioso. E invece non è così. Deve sì il titolario ovviamente rispecchiare quello che è proprio il mandato di quell'ente, quello che sono le sue attribuzioni, le sue funzioni, la sua organizzazione in qualche maniera interna, ma deve sempre tenere delle maglie abbastanza generiche puntuali, ma generiche e larghe, così che si possa man mano adattare anche alle contingenze più stringenti di un determinato periodo. Spero di aver risposto. C'è una domanda. Sì, va bene. La leggo? Che mi sa che è per me, penso. Buon pomeriggio, ho una domanda in merito al riordino archivistico dei patrimoni custoditi presso gli edifici comunali della città. Sempre più difficile le domande. È possibile preventivamente autorizzare un riordino provvisorio al fine di preservare importanti documenti dal degrado e poi affidare l'incarico alla tutela della sovrintendenza? Beh,
qui lo so che il vice direttore si occupa di legislazione. Diciamo che la domanda è un po' difficile rispondere in quanto ci sono alcuni parecchi punti su cui dovremmo mettere l'accento. Diciamo, mi permetto di dire, la sequenza delle domande un attimino andrebbe tutto un po' rimpostata. Diciamo che, vediamo se rispondo correttamente, però chiedo aiuto alla regia. Diciamo che gli interventi su documentazione prodotta dagli uffici comunali, interventi di riordinamento, devono essere necessariamente fatti da personale qualificato, legge archivisti, secondo proprio la legislazione, e devono essere preventivamente, bene, preventivamente autorizzati dalla soprintendenza, sia esso anche un primo riordinamento. Ecco, se era questa la domanda, sia esso un primo riordinamento che prevede lo SCAR per arrivare a quella documentazione che va scartata, e a maggior ragione deve essere da subito coinvolta la soprintendenza. Questo prevede la norma e da questo non ci possiamo allontanare. Certo. Allora, sì, diciamo che la normativa prevede delle libertà soltanto sostanzialmente in riferimento alla, semplifichiamo, ecco, documentazione corrente in riferimento di base alla sua conservazione, ma i riordini devono passare da autorizzazioni e, ecco, è possibile cercare di richiedere un intervento, un'autorizzazione di urgenza perché c'è un rischio del danneggiamento o dispersione delle carte, questo sicuramente, ecco. Direi che non ci sono altre domande, quindi io credo di poter, non so come dire, tirare le somme. Quello che mi ha colpito come osservatore, ascoltatore di oggi è stato proprio il fatto che i due relatori ci abbiano permesso, al di là della specificità dei fondi di cui hanno parlato, a un livello più generale ci hanno fatto vedere come la percezione della funzionalità e della conservazione delle carte muti nel tempo, no? Abbiamo quindi il momento del tesaurus, il momento della costruzione del potere, abbiamo il momento dell'eruditismo in cui l'archivistica diventa una scienza con una propria teoria, e poi abbiamo l'organizzazione dell'amministrazione che diventa poi la base dell'ordinamento. Quindi una diversa concezione che scorre lungo i secoli e che però in maniera diversificata nel tempo ci permette oggi di avere un patrimonio di una ricchezza assolutamente straordinaria. E quindi abbiamo visto proprio il cuore del concetto dell'archivistica speciale, insomma, e penso che possa essere stato utile per tutti gli ascoltatori, sia per chi aveva delle basi di archivistica più solidi, sia per chi si affaccia alla materia da poco. Ecco una domanda, anzi una puntualizzazione, vedo. La sovrintendenza non ha potuto provvedere subito all'individuazione del patrimonio, ma si è reso necessario uno spostamento nei locali soggetti ad allagamento. Ecco, lo spostamento è un'altra cosa, il riordino è tutt'altra cosa. Lo spostamento è qualcosa che si può fare finché non si va a ricostituire l'assetto delle carte, insomma. Volevi dire Sì, qualcosa? Sì? no. Ok. E quindi uno spostamento, soprattutto per motivi, appunto, di tutela della documentazione, che lo ricordiamo, parliamo di documentazione della pubblica amministrazione, quindi è bene culturale ex lege, si può fare tendenzialmente sempre. È anche possibile dislocare le carte in outsourcing, in una conservazione al di fuori dell'ufficio. Il riordino è tutt'altra faccenda e richiede chiaramente un'autorizzazione preventiva dell'autorità competente, in questo caso il soprintendente archivistico regionale. Se non ci sono altre domande, io ringrazio la rete delle scuole, ringrazio l'organizzazione che ci ha permesso di
di interagire con voi oggi. Ringrazio tutti gli ascoltatori e ringrazio i nostri due splendidi relatori. Auguro a tutti un buon pomeriggio e ci troviamo al prossimo appuntamento. Arrivederci a tutti.